Allora, consideriamo questa struttura, un circuito magnetico, supponiamo sia un tubo di flusso perfetto, su cui è avvolto un solenoide. Questi sono i morsetti a B, n numero di spire, F. Qual è il circuito equivalente di questo oggetto? Allora, noi l'abbiamo già studiato qualche lezione fa e abbiamo visto che questo oggetto, visto i morsetti a B, si comporta come un solenoide. Il circuito equivalente è questo. La cui induttanza L, questo è il morsetti a B, è pari a N quadro diviso la riluttanza. La riluttanza è il tubo di flusso, sappiamo che cos'è, no? Questo è un calcolo che abbiamo fatto qualche lezione fa, vi invito a rivederlo. Abbiamo fatto esattamente questa giunzione e questo è stato il risultato. Allora, supponiamo di essere L uguale supponiamo di essere al regime sinusoidale, quindi introduciamo i fasori per tutte le grandezze. Quindi abbiamo la tensione, la corrente, e questa sarà l'impedenza G omega L, d'accordo? Li trovate? Poiché il circuito equivalente è questo che ho disegnato in figura, la potenza complessa, chiamiamola, assorbita ai morsetti a B, sappiamo essere pari a B per i coniugato, è sicuramente puramente immaginabile. Nel circuito equivalente c'è solo un induttore che sappiamo che assorbe potenza attiva pari a 0 e potenza reattiva pari a quello che è x quadro, x per i modulo quadro, se la realtà omega L è uguale. Quindi la potenza attiva è pari a 0 in questo caso. Questo ci fa capire immediatamente che questo circuito equivalente non è in grado di rappresentare le perdite per correnti parassitiche. Non è in grado. Il motivo è che le perdite per correnti parassite si manifestano con una potenza media diversa da zero. Questa qui che abbiamo quantificato prima, sta scritta qua. Potenza media e potenza attiva sono due concetti coincidenti, ricordate, cioè sono definiti in maniera differente ma i due valori coincidono. Questo vuol dire che per poter rappresentare le perdite per correnti parassite nel circuito equivalente devo aggiungere dei dipoli che siano in grado di assorbire una potenza media, ovvero una potenza attiva, diversa da zero. Perché è così che si manifesta la perdita, come una potenza attiva. L'abbiamo chiamata, l'abbiamo calcolata prima. Quali sono i dipoli in grado di assorbire una potenza attiva diversa da zero? Siamo all'ultima lezione del corso elettrovecchia, quindi dovreste sapere rispondere. I resistori. Nel circuito equivalente, per poter portare in conto la perdita del corrente parassite, dovremo aggiungere un resistore, perché è l'unico oggetto che noi conosciamo in grado di assorbire una potenza attiva di zero, è quello che ci serve. Bene, quindi abbiamo capito questa cosa. Come lo sistemiamo questo resistore? E qui dobbiamo fare un po' di ragionamento, perché la potenza attiva che abbiamo prima calcolato ha questa dipendenza qua. Potenza che vogliamo rappresentare è legata a omega quadro B max al quadrato per una costante, diciamo C con B. Però ci sono varie costanti, la dipendenza mi interessa questa, d'accordo? Ok? Questa corrente questa quantità è
proporzionale a questa. Quindi qui ho riportato la dipendenza che ho trovato prima. Tutte le altre quantità le ho messe in una unica costante perché non mi interessa. Quindi ho evidenziato la dipendenza da omega e da finanza. Ok. Adesso la quantità B max è il massimo valore del campo magnetico, il campo di funzione magnetica, quindi è legato al massimo valore del flusso concatenato con che si concatena con la struttura. Lo chiamato Φ max, il flusso concatenato con tutta quanta la struttura. C'è un fattore di proporzionalità legato all'area sostanzialmente, no? Quando faccio un integrale del campo B per fare il flusso c'è di mezzo l'area, quindi è proporzionale. Adesso questo lo posso scrivere chiaramente così. Ma omega Φ max è, a meno del segno, la forza elettromotrice indotta nella spina, quella abbiamo visto prima, la derivata del flusso, no? Vi ricordate? Io lì avevo derivata del flusso, qui ho, poiché siamo in regione sinusoidale, moltiplicazione per g omega, facendo il modulo, solo omega rimane da considerare. Quindi questa quantità si può scrivere come? Così. Dove V max è il massimo valore della tensione che si manifesta ai morsetti della, diciamo, della spira considerata. C'è di mezzo un fattore n, no? Perché ci sono le spire, insomma, queste sono banalità, comunque è proporzionale. La cosa importante è che questo è legato alla derivata del flusso, la quale è legata alla tensione che si manifesta nel flusso, tramite i fattori di proporzionalità che conosciamo. D'accordo? Mi seguite tutti quanti? Ma il valore massimo è legato al valore efficace, come ben sappiamo, dal fattore radical 2, quindi questi ancora. Proporzionale al valore efficace V della tensione, c'è di mezzo appunto un mezzo, se c'è il quadrato, un fattore di proporzionalità. Chiaro? Mi seguite tutti quanti? Se io chiamo questa quantità C4 1 su R0, la ribattezzo 1 su R0, osservo che questa potenza dissipata per correnti parassite, potenza attiva, potenza media, potenza attiva dissipata per correnti parassite, è proporzionale al quadrato del valore efficace della tensione diviso una certa quantità R con 0. Bene, ma questa è esattamente la potenza attiva assorbita da un resistore R con 0 piazzato così come vi faccio vedere. Mi trovate? La potenza attiva assorbita dal resistore è proprio V quadro diviso R con 0. A patto di scegliere bene il valore di R con 0, possiamo in questo modo tener conto delle potenze, della potenza dissipata, le perdite, diciamo così, per correnti parassite. Chiaro? Oh, in realtà, noi qui abbiamo anche l'occasione, e non ce la facciamo sfuggire, per far rientrare in gioco delle perdite che avevamo già trascurato precedentemente. Le cosiddette perdite per isteresi. Vi ricordate, quando all'epoca abbiamo studiato il ciclo di isteresi, abbiamo detto che nel percorrere il ciclo di isteresi c'era una perdita legata all'area del ciclo di isteresi, c'erano poi le formule approssimate che conoscevamo. Quando noi facemmo l'approssimazione di trascurare l'area del ciclo di isteresi per materiali dolci, dicemmo, facendo questo stiamo trascurando le perdite per isteresi. Le possiamo far entrare adesso qui, perché le perdite per isteresi, ricordate, avevano una formula che era quella di Steinmetz, che era proporzionale alla frequenza, proporzionale a Bmax elevato a n, e poi c'era il volume di mezzo. Ok? Adesso, supponendo la frequenza bloccata, diciamo siamo a 50 Hz, quindi hanno una dipendenza alla frequenza diversa dalle perdite per correnti parassiti, però ritenendo la frequenza bloccata, ok,
E assumendo che il fattore n della formula di Steinmetz è un E6, un E8, quindi non è molto diverso da 2, è possibile far rientrare questo ragionamento, quindi nella valore di resistenza R con 0, anche queste perdite per istenesi considerate, diciamo, trascurate nel ragionamento. Ripeto, è un'approssimazione che noi stiamo facendo, mentre sulle perdite per correnti parassiti tutto è abbastanza rigoroso, come ho fatto vedere. Introdurre in R0 anche le perdite per istenesi viene normalmente fatto, ma è un'approssimazione legata al fatto che la dipendenza dalla frequenza e la dipendenza da pi massimo non è esattamente la stessa di quella vista prima. Quindi è un'approssimazione, per esempio. Tuttavia è un'approssimazione estremamente comune. Tanto che si parla molto spesso di perdite nel ferro genericamente, lo scrivo, perdite nel ferro, per indicare insieme le perdite per isteresi e le perdite per correnti parassiti. Quindi la resistenza R con 0 messa lì in parallelo all'induttore terrà conto di tutte le perdite nel ferro, sia per correnti parassite, come abbiamo visto, diciamo, quantitativamente in maniera precisa, sia per isteresi a patto di tollerare quell'approssimazione che prima menzionavo. Quindi R con 0 rappresenterà le perdite nel ferro per questi due meccanismi fisici diversi, che entrambi però esistono nei materiali fotometrici, meccanismi diversi. D'accordo? Si mette una resistenza in parallelo all'induttore per tenere conto delle perdite del ferro a causa della dipendenza dal quadrato della tensione che abbiamo visto. Quindi si mettono in parallelo per questo motivo, perché dipendono la tensione. Beh, ma se io adesso arricchisco ancora il mio modello e dico, beh, se io considero adesso il filo con cui realizzare il solenoide non più di conduttore perfetto come avevo fatto implicitamente fino ad ora, ma di conduttore effettivo, vi ricordate cosa succedeva? Bisognerà aggiungere la resistenza del filo effettivamente con cui ho realizzato l'avvolgimento. Questa cosa pure l'abbiamo vista specificamente. Ebbene, in questo caso si parla di perdite nel rame. Le perdite nel rame sono le perdite per effetto Joule nei conduttori con cui realizzo i fili, d'accordo? Si perdono le perdite nel rame perché appunto normalmente si fanno di rame questi fili. Come vengono rappresentate? Ve l'ho già detto, bisogna tener conto della resistenza del filo stesso, e se vi ricordate quello che noi dicevamo, questa resistenza si deve mettere qui, questa la chiamo R con F, quindi la resistenza del filo. Questo perché, come già vedemmo all'epoca, le perdite del rame legate a questa resistenza dipendono dalla corrente, non dalla tensione, quindi vanno messe in serie. La teoria dei capsuli che facevamo all'epoca veniva fuori la corrente legata a questo tempo, e quindi va messo in. Quindi, per ricapitolare, questo oggetto fisico ammette questo circuito equivalente in cui questo termine qua tiene conto in pratica dell'energia del campo magnetico che si manifesta dentro il tubo di flusso. Il termine induttanza, no? È legato al tubo di flusso, al campo magnetico. Questa resistenza qui è legata alle perdite del ferro, questa resistenza qui è legata alle perdite del rame.
Allora, per concludere questa lezione, dicevo, l'avevamo finito poco prima. Dimensiono anche un altro fenomeno legato a questo, che noi non abbiamo la possibilità di analizzare in dettaglio, ma che è estremamente importante, che è il cosiddetto effetto Pellman. Allora, posso cancellare qui. Immaginiamo di avere un filo di materiale conduttivo attraversato da una certa corrente. Io faccio qui la sezione, d'accordo? Immaginate questo filo molto lungo, definito, supponiamo che in esso circoli una corrente diretta assialmente, magari uscente, insomma, diretta a lungo asse. E supponiamo di essere al regime sinusoidale a una pulsazione omega. Quindi questa corrente che circola nel filo è, non è costante nel tempo, ma è sinusoidale con pulsazione omega. Quindi questo è un tratto proprio di filo, d'accordo? Di quelli a cui siamo abituati. Quando noi abbiamo fatto lo studio del, per esempio, del campo magnetico prodotto da un filo, abbiamo sempre supposto che la corrente fosse uniformemente distribuita sulla sezione del filo. Da lì veniva una serie di considerazioni che ricorderete. Ebbene, in realtà questa approssimazione non è vera, ma diciamo fallisce sotto determinate ipotesi, perché è possibile dimostrare che nella situazione che vi ho qui descritto, cioè di corrente che abbia una certa posizione omega che attraversa la sezione di questo filo, la corrente stessa non si distribuisce uniformemente sulla sezione, ma tende ad addensarsi sul bordo della superficie del filo stesso. Cioè, qui, sul bordo esterno. Lo menziono ora perché questo fenomeno, capite perché si chiama effetto pelle? Perché la corrente tende ad addensarsi su una pelle che, diciamo così, circonda il conduttore stesso, come se fosse appunto proprio sul bordo esterno. Dicevo, ve lo menziono qui perché questo fenomeno è dovuto esattamente alle stesse identiche equazioni che abbiamo visto prima. Noi le abbiamo studiate per quantificare perdite, ma se io studiassi quella stessa equazione di induzione elettromagnetica in questa situazione, troverei questo fenomeno che vi sto qui descrivendo a parole qualitativamente. La quantificazione di questo oggetto, di questo fenomeno, sarà poi fatta nel corso di laurea magistrale, i complementi elettrotecnici, chi di voi seguirà il percorso elettrico, farà il corso di complementi elettrotecnici, quando la magistrale elettrica, in cui questo fenomeno sarà studiato quantitativamente. Quindi prenderemo le equazioni, le applicheremo a questo caso e troveremo quello che adesso vi dirò a parole. Chi è interessato chiaramente può già divertirsi, vi posso dare tutti i riferimenti. Avete gli strumenti per poter seguire il ragionamento, questo è solo una questione di tempo, ci manca. Allora, qual è il punto? Il punto importante è che la quantificazione di questo effetto Pelle, cioè di quanto la corrente si addensi sul bordo del conduttore stesso, dipende da un parametro che è legato a questo spessore in cui si addensa la corrente. Lo chiamo delta, che si chiama spessore di penetrazione.
che mi dice appunto di quanto penetra la corrente all'interno del conduttore. Ripeto, poi una quantificazione di questo fatto non la facciamo. In pratica, quello che si può vedere è che se io faccio un diagramma in funzione del raggio della densità di corrente J, se questo è il raggio A, cioè il bordo del conduttore, il bordo esterno del conduttore, la corrente ha un andamento di questo tipo, che è esponenziale con una dipendenza spaziale che dipende da questo delta. Quindi delta mi dà, diciamo, la pendenza di questo esponenziale. Però ripeto, questo poi lo si quantificherà a tempo. L'espressione che è importante sapere per questo spessore di penetrazione è sostanzialmente legata a quali sono le dipendenze di questo parametro. Ripeto, non abbiamo il tempo di quantificare questa cosa, però questo è il risultato che viene fuori dall'analisi, quantità di analisi. Questo spessore di penetrazione dipende in maniera inversamente proporzionale sotto la radice dalla frequenza, la conducibilità e la permeabilità. Omega sigma m. Che cosa ci vuol dire? Vuol dire che all'aumentare della frequenza, cioè all'aumentare di omega, questo fenomeno è sempre più accentuato, cioè la corrente tende a addensarsi sempre di più sul bordo del conduttore stesso. Analogamente, quanto più è alta sigma, cioè quanto migliore il conduttore, ricordate, sigma è l'inverso della resistenza, no? Quindi quanto migliore il conduttore significa quanto più alta sigma, quindi quanto migliore il conduttore, tanto più questo effetto è marcato, cioè la corrente si addensa solo sul bordo, diciamo così. Altrettanto va a variare la permeabilità. Teoricamente, a frequenza infinita o a conducibilità infinita, come conduttore perfetto, la corrente è tutta concentrata proprio sul bordo esterno, cioè è puramente superficiale, cioè come caso limite possiamo dire questo. Per un conduttore perfetto la corrente è puramente superficiale. Questo fenomeno è estremamente importante, ripeto, non abbiamo, diciamo, il tempo di studiarlo in dettaglio, ma è estremamente importante, perché ad esempio fa sì che noi corriamo il rischio di in qualche modo sprecare molto materiale conduttore. In una situazione del genere, quale quella che vi ho fatto in figura, che qua dentro a questo filo ci sia materiale conduttore oppure no, è la stessa cosa, perché la corrente non ci arriva proprio. Quindi teoricamente, se io facessi un conduttore bucato, avrei lo stesso identico effetto, non cambierebbe nulla. In altri, visto diversamente, tutto il materiale conduttore all'interno risulta sprecato. Ecco perché bisogna evitare di fare conduttori massicci che abbiano una dimensione troppo grande rispetto allo spessore di penetrazione, perché corriamo il rischio di non sfruttare il materiale a sufficienza. Quindi conviene avere dei fili di sezione piccola per sfruttare al meglio la loro sezione. Chiaro? Quindi uno dovrebbe farsi questo calcolo per vedere qual è la sezione che, diciamo il raggio, se pensiamo a casi di sezione circolare, tali per cui questo è il caso delta molto minore di A, in cui la corrente è molto addensata su questo. Viceversa, per sfruttare bene tutta la sezione dobbiamo avere delta molto maggiore di A. Se delta è molto maggiore di A, la corrente è distribuita grosso modo uniformemente, perché questo effetto di addensamento non si manifesta in questo senso. Quindi per sfruttare bene i conduttori dobbiamo fare in modo che il delta sia molto maggiore di A, e questo pone dei vincoli su A sostanzialmente. Cioè ci dice, in modo che sia la tensione, la conducibilità e la permeabilità del materiale, diciamo, per funzionare bene questo filo aveva questa tensione. Va bene. Allora direi che per oggi ci fermiamo qui.